Ciao a tutti, sono il Barbero 89 e oggi volevo presentarvi Stars and Stripes, la nostra rubrica sui fumetti americani. Ho pensato di crearla perché credo ci sia bisogno di un piccolo angolino sui fumetti americani sul nostro canale. Poi dai commenti capirò se apprezzate o meno, perché se faccio una rubrica su un canale dove a nessuno piacciono i fumetti americani, tanto vale non farla più. Comunque, iniziamo, recensiremo in questa rubrica soltanto dei must have, perché al momento io non seguo i fumetti americani, ma compro soltanto fumetti da avere assolutamente o comunque pietre miliari, potremmo dire. Al momento non mi ispirano i fumetti americani, magari più avanti potrei ricominciare a seguirli. Iniziamo con Batman anno 1 di Batman, della serie Batman La Leggenda, uscita e credo che tuttora esca con Panorama. Batman anno 1 è scritto da Frank Miller, appunto, ed è stato scritto ed è uscito praticamente nel 1987 e narra le origini del nuovo pipistrello. Adesso alcuni fan si chiederanno: è stato scritto nell'87, Batman è uscito nel 1939, dal 39 all'87 c'è stato modo descrivere le origini di Bruce Wayne, di Batman, cioè perché è diventato così, che promessa si è fatto e tutto. Ma questo perché insomma è stato scritto? La DC, in poche parole, si ritrovò, diciamo, la redazione di DC nell'86, si ritrovò a decidere di praticamente rinnovare alcuni supereroi, diciamo i supereroi più importanti, tra i quali Superman, Wonder Woman e Batman. E chi si propose di restaurare Batman, di restaurare le origini di Batman, fu appunto Frank Miller, e ci riuscì alla grande, a mio parere. Ai disegni abbiamo David Mazzucchelli, a mio parere molto belli i disegni, e anche la storia è stupenda. Abbiamo qui un bel Batman, spero lo vediate. Che infrange una finestra, da qui dovreste anche riconoscere, diciamo, la scena di Batman Begin, dopo ne parleremo del film. E diciamo che questo fumetto almeno a me è piaciuto molto, è molto bello sia come storia che come disegno. In particolare, a parte l'origine di Batman, che bene o male è sempre quella, ovvero i genitori vengono uccisi da un rapinatore e lui si ripromette di togliere questo cancro da Gotham City, di togliere questa criminalità da Gotham City. Oltre, diciamo, quindi alla solita promessa di Bruce Wayne sul togliere il male da Gotham City, abbiamo anche un tenente Gordon che è appena arrivato a Gotham City. Se non sbaglio, tenente Gordon è appena arrivato a Gotham City, che si rende conto che la polizia è tutta corrotta, e quindi lui dovrà combattere, oltre che con la criminalità, anche contro la corruzione della polizia che si trova all'interno della polizia. Qui oltretutto si vede anche una Catwoman, oltretutto abbiamo anche l'entrata in scena di Catwoman. Altra particolarità della collana Batman La Leggenda sono le altre le storie la storia e mezzo che si trova qui dentro, ovvero troviamo una storia di Joker sull'origine di Joker che si chiama L'uomo che ride. In pratica viene descritta l'origine di Joker, è una storia molto più recente. Infatti vediamo, si vede un disegno, comunque un tratto molto più moderno. Una cella. La mezza storia che vi avevo detto si trova alla fine, ovvero le origini di due facce.
gli occhi di chi osserva. Ultime cose da dire, Batman anno 1 e Batman anno 2 e Batman anno 2, che cavolo dico? Batman anno 1 e Batman il lungo Halloween, volumone esagerato, vedete anche la differenza, una pacca da 25 euro, ma questo non è un gran bel volumone. Dicevamo appunto, Batman anno 1 e il lungo Halloween hanno ispirato gli ultimi due film, ovvero Batman Begin e Batman The Dark Knight. Diciamo che i due film sono un miscuglio di questi due volumi, e oltretutto credo che anche altri volumi hanno ispirato i due film, che al momento non ho presente, adesso vedrò di documentarmi e di comprarli. Bene, credo di aver finito, questo è tutto. Prendetelo comunque, Batman anno 1 e Batman anche il lungo Halloween sono da avere. Batman il lungo Halloween avrò il piacere, o per meglio dire la paura, di recensirlo più avanti, perché è un volumone veramente grosso ed è veramente molto bello, quindi prima di recensirlo aspetto un po', perché voglio leggermelo per bene e insomma non voglio dire vaccate su questo volume, assieme anche a altri pezzi grossi come Watchmen. Bene, io ho finito, grazie di tutto, a presto. Scrivetemi dei commenti qui sotto, ditemi se vi è piaciuto come recensione, se vi fa piacere che ci sia una sezione americana, se avete qualche fumetto interessante che volete che io recensisca, o se avete delle domande da fare, per quel che posso fare posso provare a rispondervi. Va bene, grazie e a presto.